Mercoledì 22 novembre alle ore 21 il palcoscenico del Teatro Pandurera di Cento ospiterà il primo spettacolo del cartellone prosa della stagione 2017-2018. Odio Amleto, la divertente commedia di Paul Radnick che vede la partecipazione di Gabriel Garco insieme a due signori della scena come Ugo Pagliai e Paola Gassman. Diretta da Alessandro Benvenuti, la commedia mette in scena una storia di autostima e crescita personale in uno spettacolo divertente e incalzante. La serata sarà tra l'altro documentata da Area Centese che intervisterà gli artisti e rappresenta anche la prima occasione per chi si candiderà con la domanda più originale di essere presente all'evento e trasformarsi in giornalista. È nata infatti la collaborazione fra la Fondazione Teatro Borgatti e la nostra redazione con l'iniziativa Intervista l'Artista. Aspettiamo dunque le vostre adesioni indirizzando le vostre domande all'indirizzo redazione@areacentese.com che vedete in questo momento in sovraimpressione. Mi raccomando, specificate l'artista che volete intervistare indicando i vostri dati e numero di telefono. Comunque, di cosa si tratta? Tutta l'operazione ve la spiega esattamente Maria Ritati, che sarà colei che fisicamente vi accompagnerà sul palcoscenico a intervistare l'artista. Sentiamola. Intervista l'artista. Divertiti con noi a preparare la tua intervista. La domanda creativa ti farà incontrare il tuo artista preferito a teatro. Questa occasione te la offre areacentese.com in collaborazione con la Fondazione Teatro Borgatti di Cento per gli artisti della stagione teatrale 2017-2018. Un'intervista originale costruita con le vostre curiosità. Come? Partecipare è semplice. Mandateci le vostre domande specificando l'artista a cui sono rivolte. Quelle più curiose e insolite saranno proposte all'artista direttamente da voi durante la consueta intervista di areacentese.com per la rubrica Palcoscenico. Ne risulterà un'intervista che sarà trasmessa sul canale di areacentese.com, su TG News, la web TV di Cento, rubrica Palcoscenico in onda ogni giorno in diretta alle ore 13, inoltre sul canale YouTube e su Facebook. La persona selezionata in maniera insindacabile dalla redazione areacentese.com avrà diritto a realizzare personalmente l'intervista in video, accompagnato da un redattore. Ovviamente avrà diritto anche ad assistere gratuitamente allo spettacolo teatrale. Le domande dovranno essere inviate unicamente alla redazione areacentese.com all'indirizzo redazione@areacentese.com, precisando nell'oggetto intervista all'artista, e dovranno pervenire entro 3 giorni dall'evento in programma. Occorre ovviamente precisare nome, cognome e un recapito telefonico per essere ricontattati dalla redazione. Ora non resta che liberare la curiosità, trasformarsi in giornalisti e preparare le domande. L'intervista questa volta la fate voi.